Buonasera, mi avete riconosciuto? Buonasera a tutti dal vostro professore di vita Enrico Capaci. Benvenuti in una nuova lezione di vita, benvenuti alla lezione del martedì. Allora, io ho visto l'ultima puntata di C'è posta per te e sono rimasto non senza parole, sono rimasto senza fiato. Una madre, 3 anni fa ha abbandonato il figlio di 18 anni e la figlia di 16 anni. Cari eroi, care eroine, benvenuti alla lezione odierna, la lezione del martedì. Oggi voglio fare un video molto pacato, molto riflessivo, non che normalmente non lo siano i miei video, sono sempre riflessivi, però oggi voglio essere pacato, riflessivo e calmo anche nei toni, nonostante l'argomento e la storia che ora vi racconterò impedisce di rimanere calmi, ma io ci proverò. Allora, apritevi l'ultima puntata di C'è posta per te, scrivete su Google C'è posta per te, parassito Mediaset, poi in basso le varie storie. E la storia di cui voglio parlarvi io, guardate la puntata così capirete di cosa parlo. La storia di cui voglio parlarvi io è quella di un ragazzo di 21 anni, oggi ha 21 anni, che è andato a C'è posta per te perché da 3 anni non sente la madre, non ha sue notizie. Perché? Cosa è successo? 3 anni fa, quando lui aveva 18 anni, ha ricevuto un SMS da codesta madre con scritto: "Io ho una nuova vita, sto bene così. Non voglio più avere a che fare con voi, occupati di te stesso e occupati di tua sorella." Avete capito bene? Quindi questo ragazzo all'epoca di 18 anni, si è visto arrivare un SMS del genere, e all'improvviso si è trovato solo con la sorellina di 16. Quindi immaginatevi, 18 anni, 16 anni da soli, senza più nessuno. La madre li ha abbandonati con un SMS e il padre non c'è mai stato. Si erano separati da tempo, lui non si era mai occupato di loro, non aveva mai pagato gli alimenti, completamente soli. Guardate il video così capirete veramente di cosa parlo. Le risposte della madre, perché il figlio era lì per capire perché hai fatto questo, cosa ti ho fatto. La madre ha delle risposte che definire schifose è un eufemismo. Quella non è una madre, ma quella non è neanche una donna. Quella non è neanche un essere umano. Chiaramente avrà dei problemi mentali gravi, non può essere una persona normale. Già una persona che abbandona dei figli con un SMS, già abbandona in generale, più con degli SM non è normale, in più sentirete le sue risposte, quella è una persona normale. Poi entra pure dopo un po' il compagno nuovo di questa donna e anche lì il festival della malattia mentale. Sembra un idiota allo stato brando che parla così. Uno scenario raccapricciante. Uno scenario raccapricciante, una coppia di stronzi, veramente decelebrati, depensanti, e questo povero figlio lì. Questo povero figlio, che ad un certo punto si mette anche in ginocchio, implora: "Perché non mi vuoi?" Ed è la parte di tutto questo scenario, la parte buona. Veramente tenerezza, viene a piangere se nel sentirlo. E la parte sicuramente cattiva è questa madre. Madre, lasciamo perdere, che se quella è una madre, io veramente mi chiamo Francesca. A un certo punto, addirittura entra anche la fidanzata di questo ormai 21enne, incinta. E questo figlio lì dinanzi alla telecamera, dinanzi alla busta per dire: "Guarda, io mi sono fidanzato, questo è il tuo nipote, vorrei intanto risentirti." Cioè, la cosa che mi ha fatto veramente, mi ha toccato, il fatto è che questo figlio elemosinava un rapporto con questa donna. "Guarda, ormai io ho la mia vita, lavoro, non voglio più crearti problemi, però ogni tanto voglio sentire." E la madre gli dice: "No, non apro la busta", così. E lui continuava a elemosinare. E quello che mi è venuto a pensare è: ma perché questo figlio sta ad elemosinare un qualcosa da una pezza di merda del genere? Perché non è che ci sono altre parole per definirla. Infatti la sorella di 16 anni, ora 19enne, non era lì, perché era molto arrabbiata. E ci credo, pure io sarei arrabbiato. Lì si trattava di aprire la busta o no. Ma io non avrei mai richiesto, per esempio, un incontro. Se la busta doveva essere aperta, era qualcuno ha detto per sputargli in faccia, ma neanche per sputargli in faccia, per dirgli testa di cazzo. Invece questo figlio, ancora volenteroso nel voler rapporto con una madre che ti ha abbandonato. Ma esiste una roba del genere?
parte che è un reato gravissimo. O meglio, che per la legge l'abbandono di minore prevede una pena da 6 mesi a 5 anni. Quindi anni di carcere, in realtà è poco, perché io penso che sia talmente grave che mi seguirebbero 10 o 12 anni di carcere. Comunque, 5 anni di carcere si rischiano. Quel figlio non ha neanche denunciato la madre. Ma io credo che ora che questa trasmissione è andata in onda, le autorità, se la storia è vera, perché se poi sono attori allora stiamo parlando di nulla, se la storia è vera, le autorità si devono attivare. Perché certi reati così gravi non è che possono cadere in prescrizione, ormai sono passati 3 anni, questa deve andare in galera. Non è che può farsi la sua vita, ma è una roba veramente oscena. Deve andare in galera. O pagare in qualunque altro modo quello che ha fatto. Perché è una cosa inaccettabile. Non è che uno mette al mondo un figlio e poi si comporta così. Ho detto l'altro giorno. C'è della gente in carcere e poi c'è della gente fuori dal carcere, forse alcuni che sono fuori dal carcere sono peggio di chi è in carcere. Lo confermo anche questa volta. Chi svaligia le banche deve pagare, deve essere punito. Ma secondo me è più grave essere una madre e abbandonare un ragazzino di 18 anni e una figlia di 16 anni. È più grave questo che svaligiare una banca. Quindi o decidiamo che nemmeno chi svaligia le banche va in carcere, ma se gli facciamo una multina. Non è tollerabile che vada in carcere chi svaluggi una banca e sia a piede libero una madre che abbandona un figlio diciottenne e una figlia sedicenne. Poi molti hanno detto, appunto, hanno sottolineato, è un reato abbandonare un minore, ma guardate che è un reato anche abbandonare un diciottenne. Per la legge italiana i genitori non è che sono obbligati a stare vicini, mantenere i figli soltanto fino a 18 anni, anche dopo, finché non sono autonomi, perché chiaramente a 50 anni ovviamente. No, però non c'è il limite fino a 17 anni obbligato, 18 no, non c'è assolutamente, informatevi perché altrimenti non sapete la legge come funziona. Ma qui non è anche un discorso di legge, è proprio un discorso di umanità, di essere umani. Io mi chiedo come una madre possa fare una roba del genere. Chiaramente penso a una persona molto disturbata. A un certo punto ha fatto entrare anche il nuovo compagno, che è entrato un beota, veramente un idiota. Senza capo né coda che diceva, oh, ma io cosa c'entro? Oh, tu fai quello che vuoi, che mi frega. Sembrava veramente un deficiente. Quindi questo teatrino di demenza. Una donna che è difficile definire tale. Un nuovo compagno imbecille. Questo figlio che, ripeto, poveretto, vittima, veramente mi dispiace per lui, per il suo stato attuale, quello che ha dovuto passare per 3 anni. Però, caro ragazzo, anche tu, cioè, secondo me questo ragazzo ha qualcosa che non va. Anche perché crescere in un contesto del genere è anche normale che ci siano anche delle pecche. Come puoi? Fa ben. È normale che tua sorella sia incazzata, dovresti essere incazzata anche tu. È vero che nei miei video dicono che bisogna portare rancore, ma guarda, non è questione di rancore, non mi credo che devi ammazzarla, ma il minimo è non desiderare più nulla da una persona del genere. È già molto che non l'hai denunciata. Io l'avrei denunciata. Tu non l'hai neanche denunciata, in più vai a immaginare un rapporto, ma con cosa? Con chi? Quello non è un essere umano. Non è un essere umano, gli esseri umani sono altri. Quindi niente, io ho visto questa puntata, come molti di voi sono rimasto senza parole, volevo sapere cosa ne pensavano gli eroi e le eroine iscritte al mio canale. Quindi nei commenti fatemi sapere quello che è il vostro parere. È chiaro che la donna è disturbata, perché ripeto, chi lascia un figlio di figlio con un SMS già ha dei problemi gravi, poi dando quelle risposte del genere, ancora di più. Questo è veramente, ripeto, se questa storia è vera, questo è un. Non so neanche come definire questa famiglia, questo ambiente, proprio un ambiente in cui il livello culturale è veramente sotto zero, eh. Veramente sotto zero, perché da questo uniamoci il fatto anche che la madre aveva una vita d'inferno quando era con quei due figli, perché viveva insieme anche ai nonni, cioè ai genitori di questa madre. Che la chiudevano in casa, lei non poteva frequentare nessun altro uomo, quindi lei sarebbe scappata con quest'altro compagno per fuggire da una vita che era una prigionia. Quindi capite un po' il quadretto dei genitori deficienti, anche lì, mamma mia, dei genitori che impediscono ad una donna di 40 anni, insomma, di farsi una vita perché secondo la loro mentalità di merda non può frequentare altri, quindi deve stare lì, poi quell'altro menava non si sa chi, il fratello. È un disastro più totale, questo è uno spaccato di società. Qualcuno potrebbe dire, beh, è una storia ai limiti, non certo una storia media. Certo, meno male, non credo che siano la maggioranza le donne che abbandonano i figli. Però
penso che sono pochissimi casi per fortuna. Il gesto dell'abbandono sì, ma genitori, nonni, con questa mentalità, e quindi la figlia deve essere chiusa in casa, o comunque se fa le cose deve farlo di nascosto, loro non lo devono sapere, questa sorta di reputazione per delle stronzate assurde, perché se sei già sposato non ti devi risposare, se lo fai sei vista male, lei poi mente che non parla dei figli perché altrimenti dovrebbe... Uno scenario, non so come definirlo, un villaggio, un teatrino squallido di ignoranza, ma ignoranza non perché non hanno studiato, c'è gente così messa male anche che studiare, proprio la mancanza di valori veri. Ecco, in questa società, in questo mondo mancano veramente i valori e questa famiglia, la famiglia dove i valori, non sa so neanche che roba, che cosa siano. Ok? Basta. Concludo qui, dopo che vi siete visti la puntata di C'è posta per te, commentate, condividete il video, pollice in su se vi è piaciuto e ci vediamo domani con una nuova lezione di vita. Eroi e eroine, naturalmente come sempre ditemi se siete arrivati fin qui.